Con Mirna Coppini stiamo eseguendo la terza parte e quella finale che ci darà più soddisfazione per questa torta che può diventare da torta familiare per 8 persone golosette ma non troppo a torta invece monumentale per festeggiare quello che voi desiderate. Fra breve, quando avremo finito tutto, vi ricorderemo tutto quello che è stato fatto. Per ora invece vi ricordo che nel sac à poche si è infilato un misto fra robiola, mascarpone, panna e ricotta, emulsionato ben bene. Qui invece abbiamo la nostra torta, io se permetti voglio vedere com'è. Eccola qua. Bella. Che profumo incredibile. Si intravedono i pezzettini di zucchino che fanno anche di colore. Sì, perché è molto verde in questo momento. Bene. Sono proprio di stagione, quindi sono proprio belli verdi. E poi c'è poi siamo tutti al verde con una cosa in tema, allora c'è il tema. C'è. Allora, okay. Adesso, sac à poche. Io, sì, con il sac à poche vado a farcire la torta. Bene. Permetti di venire? Sì, certo, okay, scusami, nel frattempo ricordo anche la festa della lavanda del 24 giugno 2018 per la quale tu hai realizzato tanti biscottini che vi voglio anche far vedere tutti a tema con la lavanda. Questi sono dei sablé alla lavanda, appunto. Quindi dei frollini realizzati con una tecnica di lavorazione appunto sabbiata. E, poi delle meringhe alla lavanda o le meringhe alla lavanda, ma lei se uno glielo ordina dei fa frollini. Anche i frollini alla lavanda, vi fa anche il gran lievitato da ricorrenza alla lavanda, che è delizioso, no? Non ci si mette il cioccolato, non ci si mettono i canditi, ci si mette la lavanda. Tutto questo a Piandiscò dove? Nel comune di Castelfranco Piandiscò. In che luogo però? Nella mia sede. E appunto, in che luogo? Perché uno non è che va a Piandiscò. Dammi l'indirizzo. Via Sardegna 15. Oh, via Sardegna 15. Allora, avete visto che l'abbiamo tagliata, doveva essere fredda, vero, quando l'abbiamo tagliata? Assolutamente. Questa sì, qui, fredda. Temperatura ambiente o questa fredda? Questa fredda di frigo, ma adesso sempre avevamo freddo. Gli ingredienti freddi, quindi bene. Si può, come si vede, anche gettare e subito. E si continua. Questa è una tortura per questo, me stasera, eh? In questo... Mi richiamo alla cream tart, cioè questa è una tecnica di decorazione. Cream tart? Ma cream tart è una sciocchezza, una tendenza, diciamo una torta, ma semplicemente una pasta frolla, cioè nel senso è una preparazione molto semplice, quindi ho una pasta frolla farcita con delle creme a pasticcera e... decorata proprio in questo modo, è il classico, è proprio... È un po' tipo il Santo Loreno, non ti ricordi? Ma no, sono dei semplici spuntoni di crema che poi dopo però vengono decorati con fiori, fragole, tutto pezzi di cioccolato. È molto allegra, è molto carina da vedere, molto buona, altro che... Santo cielo! Questa ricorda un po' il tipo di decorazione, pur non avendo nulla a che vedere con la cream tart originale. Tra l'altro la cream tart non è... americana o è americana? Perché mi sembra che avesse una tradizione anche austriaca, nordica. Insomma, sentite, alla fine tutti si sono copiati tutto. E ora non che ci mettiamo qua? A questo punto lo possiamo decorare come più ci piace. Dunque, le ciliegie... Ma tu hai preso le fragoline, queste sono del tuo orto, questo, lamponi, sì, no? Sì, fragoline lamponi, di bosco. Sì, esatto. Mamma mia, cioè non voglio toccare, metto... No, sono molto delicati perché sono comunque frutti selvatici fondamentalmente, quindi... Ma questi quindi non li hai acquistati, questi sono tuoi? No, questi sono miei, sì. Infatti ti posso dire, questo verdino, ammiratelo perché non lo vedrete molto spesso, il verdolino e la delicatezza di una fragolina. Ok, vai, se vuoi andare... Dove vado? Vado con liscio? Sì, vado. Siamo passati al liscio? Ma io sono un po' barocca, sappi. Ma noi possiamo anche... Io mi sono già divertita tanto. Basta però, perché poi non è finita lì. Ah, allora va bene. No. Dopo dobbiamo incrementare e... rinverdire per esempio con qualche fogliolina fresca, un po' di fiori. Questa menta si sposa in modo meraviglioso. Oh, queste sono quelle rosine rose, sono... piccoline, basse, nane, sì, che durano sì. Tutta l'estate, che io amo molto. Sì, fanno molta Ma allegria. Si possono anche mangiare?
no, mangiare, oddio, sì, dovrebbero anche no, essere commestibili. No, perché sai, mi hanno fatto mangiare tutti i tipi di fiori. La Laura dell'azienda delle Protti, che produce fiori eduli, mi ha fatto assaggiare di tutto, tropaleumo, certo. Questo. Però se voi volete avere dei fiori eduli, sappiate che devono essere fiori apposta, non è che potete prendere i fiori tanto a casaccio. Esatto, io li uso solo per decorazione. A meno che non siano quelli tuoi di casa, no, che no, te sai. No, questi sono di casa e quindi in questo senso non che sono trattati. Bello. Non sono trattati e quindi li utilizzo. Sono nel muro giusto, nella viola giusta. Li posso utilizzare per... senza rischio di contaminazioni a livello di pesticidi, insomma sostanze nocive alla salute, però non è che poi si mangiano, ora questa è una... Senti, voglio chiederti una cosa, il segreto di quello che tu ci hai condiviso, cioè nel creare questa crema particolare di formaggi di consistenze diverse, ci permette, sì, rispetto a una crema normale, di avere maggiore resistenza e consistenza? Sì, esatto, è proprio questo l'obiettivo. È proprio quello. Continuo a mettere le foglie. Pur senza cottura. Quindi, avete visto, non abbiamo l'uovo, non abbiamo troppe cose, la panna è pochissima. Basta, perché mi sento di dover festeggiare qualcosa e non so che cosa. Vabbè, noi festeggio possiamo... te. Festeggia, ma intanto facciamo la torta. Non è finita. Da festeggiamento. E poi non qualcosa è finita da festeggiare ancora. Lo troveremo. Non no, è questa... finita la torta. Io vi ho preparato. Aveva preparato anche la mamma. Esatto. Questa è la figliolina. Per far vedere quanto è semplice fare anche una torta abbastanza carina da presentare a degli ospiti in occasione appunto di qualche ricorrenza. Una torta a piani come quelle di una volta, dei nonni, delle mamme. E che sono tornate dei reali inglesi, scusatemi, non hanno una torta a piano, non sia mai. Oddio, loro ce l'hanno a 7 piani, vabbè, hanno dei grattacieli di torte. Ma noi non siamo mica reali inglesi, ci bastano 2 o 3 piani, no? Io ve ne presento 2, spero che vi bastino. Volendo, sei capace, okay, di farci una torta di 7 piani? Se sette uno piani ha 7 un anni po'. Di matrimonio da festeggiare, si può fare 7 piani? Per quello ci vuole proprio pasticceri classici. Io sono impegnata nel discorso salutista. No, ma va bene. Diamo a Cesare lei, quel che certo. È di Cesare e riconosciamo i propri limiti. Io allora, 2 piani sono il massimo, va bene? Ma per ora, anche per presentarlo, insomma. Aspetta che la andiamo a mettere un po' più dritta. Più la sposto, più la giro. Non c'è molto spazio, quindi. E poi possiamo, volendo, andare a... aggiungere queste piccole... Ecco, scusami, ma tutti questi che mi hai portato qui, ma cosa sono? Questi sembrano sono... questi nipotini, i figliolini, sono uguali? Sì, è lo stesso impasto, per far vedere come l'impasto sia versatile, sia possibile assolutamente versarlo. Proprio come l'americana vuoi fare, con i cupcakes piccolini. Ma sono delle mignon, quindi delle monoporzioni, un fine pasto, un assortimento, un caffè gourmand. Mamma mia... Chi resiste? Dopo le decoro, se abbiamo del tempo. Allora, per ora procedere. Diciamo che questa torta ci è fiorita sotto gli occhi in un modo splendido e vorrei ricordare esattamente che cosa abbiamo fatto mentre io le rubo e mi farcisco il mio cupcake o gourmand, come abbiamo detto, petit gourmand. Ah, quindi adesso ricordiamo quello che ha fatto lei, che è stata per ora bravissima, quindi grazie. Pensate a casa, senza l'emozione della telecamera, che cosa vi potrà fare o spiegare, è tutto personalizzato. Allora, per fare questa torta noi abbiamo... Partiamo proprio dalla base? Fatto cosa? Facciamo il riepilogo esattamente, totale? Esattamente, riepilogo totale. Riepilogo totale, allora, siamo partiti dall'impasto di base, dalla realizzazione di un impasto di base, che è una torta di zucchine, limoni e noci. È fondamentalmente una... quasi un ciambellone, parte della famiglia dei ciambelloni, delle torte da forno, e l'abbiamo realizzato montando separatamente tuorli ed albumi con rispettivamente la metà del maltitolo che abbiamo che ho quindi deciso di utilizzare quattro per questa albumi ricetta, 2 tuorli 150 grammi di maltitolo che va diviso tra i tuorli ed albumi e montati separatamente. Dopo aver montato i tuorli si aggiunge a filo 130 grammi di olio di semi di mais
e si porta ad una consistenza come una maionese. E in questo primo impasto si andrà a mettere le zucchine, il limone e le noci frullate grossolanamente, in modo da dare molto profumo a questo impasto, ha una personalità, un profumo, e così anche la carenza di zucchero l'andiamo a compensare attraverso questa maggiore aromatizzazione. Infine si va ad aggiungere la farina, farina tipo 1, 180 grammi, con una bustina di lievito chimico per dolci, a piacere si può aggiungere della vaniglia per aromatizzare, e dopodiché si va a mettere nello stampo, a piacere può essere uno stampo da torta o da mignon, o da cupcake, per procedere a cuocere a 170 gradi per circa 30 minuti per la torta intera, diciamo 20 minuti per le monoporzioni. Infine abbiamo realizzato una crema di farcitura molto semplicemente sbattendo con uno sbattitore elettrico un mix di 80 g di panna, 100 g di mascarpone, 100 g di robiola, 100 g di ricotta insieme a 70 g di fruttosio. E la crema può essere utilizzata anche immediatamente per poi farcire la torta. La cottura era? La cottura del forno della torta. Sempre 170 gradi per 30 minuti. No, questo è importante ricordarlo. Sì, sì, sempre. Poi volendo voi potete suddividere, noi l'abbiamo farcita, lei l'ha farcita a seconda della cream tart, quindi una sorta di bombolotti potremmo dire, commettendo questa crema nel sac à poche, e poi abbiamo aggiunto fragoline di bosco, ciliegie, tutto quello che voi potete desiderare, e oltre i fiori, per cui è una torta che può essere messa in qualsiasi momento. Per quanto riguarda invece le torte mignon, vi potete sbizzarrire con gli stampini che volete. Adesso abbiamo 2 minuti soltanto, per due figliolini almeno possiamo farcirli, certo, no? Ma certo. Perché questo dovete sapere che in America alla torta grande mettono accanto dei grandi vassoi di livelli diversi. Sì, con le queste table, che sono cosiddette. Le piccole, come dici? Le sweet table, le sweet table, certo. E qui ci si può. E questo è uno mio con la fragolina di bosco. Le fragoline di bosco, eccole qua. Altri invece le mettono tutti intorno. Sì, la disposizione delle sweet table è soggettiva, di solito è a tema, quindi è molto pertinente a quello che è il tema della festa. Sì, perché può essere una festa di matrimonio, può essere un garden party, può essere una festa di laurea. Insomma, sono il modo di celebrare americano ci insegna che celebrare è bello, ma noi l'abbiamo sempre fatto in ricchezza e in povertà, è vero, con quello che uno ha potuto e con il buon gusto e con il nostro buon gusto. Ok, in base al tempo che abbiamo io procedo così. Procediamo invece con ormai queste sono le piccole idee, e ci fermiamo direi qui nel voler ricordare che chi volesse contattare la nostra Mirna lo può fare come? Mi trovate su internet, sono presente sui social, e comunque il mio blog è www.dolcestarbene.flazio.com. È tutto un po' lungo, però ricordatevi, dolce star bene, meglio mi trovate subito. Dolce star bene lo potete fare e stare con ordinando anche questi dolci lievitati da grande occasione, sì. E mi piace molto da ricorrenza, ma ci sono anche tanti biscottini, e vorrei spendere l'ultimo minuto proprio sulle confetture, che invece sono molto molto particolari. Mi accennavi prima al limone e zucchini, ma dimmi sì. Le altre. Dunque, questa è l'ultima nata, che infatti non è neanche etichettata, è una composta di pere, mele, limoni e lavanda, alla lavanda, profumata alla lavanda. Poi limone, zucchine, arance, vaniglia, mandorle, sono abbinamenti che insomma l'estro mi suggerisce ogni stagione, ogni anno faccio i mercatini di Natale, ogni anno c'è una collezione diversa. Chissà che cosa, ma lei deve fare i mercatini diversi. Tutti, anzi io spero che lei si possa trovare anche a contatto con le persone, non solo per coloro che
vogliono diventare dei pasticceri per casa, perché tutto sommato regalarsi un corso significa anche regalarsi 2, 3, 4 ore di piacevolezza, anche di attualizzazione di quelle che sono magari le nuove tecniche, oppure proprio i problemi legati alla salute nel dolce sbagliato. Va bene, sentite, dolcemente felice di questa puntata. Io penso che oggi finiamo in dolcezza. È Natale, è Pasqua, facciamo quello che vogliamo. Io mi assaggio questa con gli zucchini. Mirna, senti, cosa sarebbe la tua vita senza dolci? Non saprei, perché io ho cominciato a 7 anni e mezzo. La prima torta che ho imparato a fare me l'ha insegnata la mia zia Mariuccia ed era una torta di zucchini. Quindi. Allora, questa è dedicata alla zia Mariuccia, ma ricordiamo anche che lei fa anche liquori. Va bene, quindi non quelli potremmo dire quasi particolari di contrabbando, ma quasi, nel senso che qualsiasi liquore uno voglia ordinare, lei te lo crea, e questo è anche molto bello, di ciliegie, il nocino, tante cose buone. Vini aromatizzati, un liquore di famiglia che è il vin d'orange. Bene, allora la prossima volta sarà qua con il vino all'arancio, molto molto particolare. Mirna Coppini, vi ricordo il telegiornale fra poco, ed evviva i dolci che ci fanno stare bene. Grazie, buona serata a tutti.